Buongiorno a tutte e tutti, siamo di nuovo qui con un salotto Asno. Vi eravate abituati ai nostri salotti in presenza, però oggi facciamo un salotto a distanza, fortunatamente non per il Covid, ma perché il nostro ospite vive all'estero. Per chi ha seguito il seminario sui lupi, che è stato tra l'altro uno dei nostri progetti, Andrea è stato il nostro primo relatore. Mentre per chi non l'ha seguito e quindi è la prima volta che conosce Andrea, vi dico velocemente due parole su di lui. Lui è il dottor Andrea Sommese, ha studiato la triennale a Scienze Naturali alla Federico II, poi ha conseguito i suoi studi magistrali a Ferrara presso il corso di Ecologia ed Evoluzione. Ha svolto il dottorato presso la University of Life Science a Praga in Ecologia ed Etologia e poi attualmente invece fa il ricercatore presso la Health University in Bulgaria. Ci sono delle novità che dovrei dire o sono stata abbastanza esaustiva? Ungheria. Solo Ungheria, ok, ho fatto un errore, ok. quello, sì. Sì, Esatto. perfetto. A Budapest, giusto, giusto. Allora, partiamo con quella che è la prima domanda che facciamo quasi a tutti i nostri ospiti, ovvero come mai hai scelto Scienze Naturali come percorso di studi? Ma in realtà è stata una scelta, tra virgolette, obbligata perché da piccolo volevo fare lo zoologo, quindi. Diciamo che all'inizio in realtà non sapevo nemmeno esistesse questo corso a Napoli, nonostante sia appunto sia lì da anni e anni. Però quando c'è stato, sai, alle superiori, quando c'è quel giorno in cui fanno la scelta delle carriere, eccetera, nessuno mi aveva mai detto che c'era questa cosa. E anzi, mi dissero: guarda, magari vai a fare lingue, puoi fare il mediatore linguistico, questo e quell'altro. Fatto ok, ma io vorrei fare tipo zoologia, comportamento animale, queste cose qua. E nessuno mi sapeva rispondere. E poi per caso, in realtà ho fatto un anno di biotecnologia, perché ho detto, vabbè, biologia proprio non mi piaceva l'idea di stare a fare quello, e quindi ho detto, vabbè, proviamo questo, mi sembra una cosa più interessante, no. E dopo 6 mesi praticamente ho detto, ok, vediamo di tornare a questa cosa di zoologia, eccetera, ho scoperto che c'erano appunto scienze della natura, la Federico II, e scienze ambientali. Io ho detto, ma perché non ho saputo prima di questa cosa? E poi mi sono iscritto appunto a Scienza della Natura. Vabbè, un po' come tutti, perché io devo dire che non, fortunatamente non tanto oggi, perché gli studenti che sto conoscendo, diciamo, che si stanno iscrivendo negli ultimi anni, sono stati anche informati del fatto che Ah, esista Scienze ok. Naturali, forse questa onda green dell'ultimo periodo. Eh sì, può Però posso darsi. dire già che la mia generazione, quando ci trovavamo in aula, perché sei qui, boh, l'ho trovato per caso, volevo studiare gli animali, cosa classica, e sono qui. No, poi considera. Scusami. No, Dimmi, dici, dici. considera che quando io mi sono iscritto nel 2005 non è che ci fossero i siti. Cioè, i siti internet c'erano, non è che fossero così Sì. pieni di informazioni, insomma. Post laurea magistrale invece, anzi, una domanda sulla magistrale, tu ti sei spostato a Ferrara. Come mai? Cioè, perché era quello che più ti interessava, immagino. Sì, in realtà sì, perché volevo concentrarmi un po' di più sull'aspetto etologico, insomma, e a Napoli almeno al tempo Scienze della Natura magistrale era Scienze della Natura triennale, ma con più crediti. Quindi c'era una ripetizione praticamente di tutti gli esami con gli stessi professori e mi ricordo, fra l'altro, parlai con Gustato di questa cosa, e dove sta adesso, insomma. E lui fu molto carino perché mi disse: guarda, puoi o continuare e cercare di prendere il meglio che puoi e restare a Napoli, oppure puoi provare da qualche altra parte e magari fare qualcosa che è più nelle tue corde. E poi mi sono trovato appunto a vedere il curriculum che c'era a Ferrara e un amico mi ha convinto ad andare con lui e quindi l'ho seguito in questa avventura, insomma. Invece, post laurea magistrale, come hai deciso di voler intraprendere un percorso di dottorato? Ma anche lì ho sempre ho avuto questa idea di voler continuare nell'ambito accademico, di voler continuare a fare ricerca, insomma, e mi piaceva appunto fare ricerca, le prime esperienze che ho fatto durante la magistrale. E quindi è stato un po' il passo obbligatorio. È stato abbastanza difficile trovare qualcosa e ci è voluto un po' anche per quello, insomma, perché anche lì le informazioni non ci sono, sono in mano a chissà chi e quindi. Sì, è stato un po' difficile.
Prima di fare la domanda di dottorato all'estero, tu infatti sei andato a Praga. Hai provato a farla anche qui in Italia? Sì, allora io ho contattato praticamente tra la fine della mia laurea magistrale e l'inizio del dottorato è passato quasi un anno. In quest'anno io ho mandato quasi un migliaio di email. Ho scritto a chiunque lavorasse sul lupo, sul cane nel mondo, perché anche se non avevano posizioni aperte, anche se non avevano altro, semplicemente per chiedere informazioni e quant'altro. E ho scritto anche in Italia al gruppo a Padova e loro mi dissero che forse ci sarebbe stato questo bando, questo ciclo di dottorato che doveva iniziare non so quando. Però io ero appena laureato e volevo trovare qualcosa il prima possibile, insomma. E quindi non ho mai, insomma, partecipato a questo bando che sarebbe poi iniziato l'anno dopo, quando ho davvero iniziato il dottorato. Quindi sostanzialmente non hai visto o hai visto qualche differenza nel senso, diciamo, di difficoltà proprio di iscriversi a un bando in Italia rispetto a un bando all'estero? Ma la differenza principale è che secondo me è molto più facile iscriversi all'estero, purché si tratti di un paese in cui non parlino l'inglese come prima lingua, perché quello magari è un po' più complicato perché hai bisogno di certificati vari, eccetera, eccetera. E però in Italia l'idea che devi iscriverti, a parte l'iscrizione, che è la solita cosa burocratica, lunghissima, c'è bolli e cose varie. E poi c'è l'intero processo, almeno per quello che mi ricordo, non so se è ancora uguale, praticamente devi fare un esame, devi superare diversi step, mentre all'estero viene visto come un lavoro e quindi fai un colloquio di lavoro e amen. Sì, io credo, alla Federico II credo funzioni ancora così, non voglio sbagliarmi, però sono abbastanza convinta che si faccia prima un esame scritto e poi un colloquio Sì, orale. a Altre Padova era uguale. università italiane credo che siano sullo stesso raggio, a meno che non siano delle posizioni specifiche, forse ti fanno il colloquio, però posso dirti sulla Federico perché mi ero informata anch'io, invece su altre non metto bocca. No, sì, è quest'idea che devi studiare. Oh, va benissimo, sicuramente sono cose che hai studiato durante la triennale, ma l'idea di tornare a studiare biologia perché poi devo fare l'esame per il dottorato, che magari poi non mi serve perché appunto vado a fare etologia, vado a fare altre cose, Sì. per Sì, me non aveva senso, era come ripetere tutto quanto. sì. Proprio rimanendo ancora in quest'ambito, no? Che tu hai trovato alla fine questo dottorato che ti interessava. Questo format, cioè il salotto, nasce con un'idea ben chiara, ovvero dare tutte le informazioni possibili a neolaureati, studenti e quant'altro che si fanno la classica domanda che si fanno tutti: che faccio dopo? È la classica domanda che sento da tutti gli studenti. Quindi la domanda che ti voglio chiedere è, come hai fatto a trovare quel dottorato che dici ok, è quello che voglio fare nel mio futuro? Chiedendo, ho chiesto a tantissime persone, ho cercato il più possibile, mi rendo conto di nuovo che le informazioni sono abbastanza difficili da reperire e molto spesso i bandi di dottorato li scopri, anche all'estero, li scopri per passaparola, perché magari nel laboratorio di Tizio qualcun altro sta cercando, si conoscono insomma tra professori eccetera eccetera, stanno cercando qualcuno e quindi internamente fanno circolare questo bando insomma. E quindi anche a fortuna, fondamentalmente. E un'altra cosa che al momento mi sento di consigliare è Twitter. Ok. Perché praticamente tutti gli accademici, non so per quale motivo, sono su Sì, Twitter. è vero, è vero. E ci sono, ogni giorno ci sono tantissime posizioni che vengono condivise, come appunto posizioni per dottorati, assistenti di ricerca, eccetera, eccetera. Quindi. Io credo che usino Twitter perché è quello meno usato dai boomer, forse. Almeno, cioè, capito, non Almeno. è un social dove tu, visto come Facebook, Instagram, il TikTok, cioè, è proprio visto come qualcosa di informativo, cioè quasi un Sì. TG dove twittano chiunque, però è molto più, forse, selettivo, non lo so. Sì, penso anch'io. Magari è perché non c'è quella cosa di postare troppe foto, troppe Viene cose. magari utilizzato per questo motivo. E tutti quando entriamo all'università, magari non subito, però a un certo punto ci scontriamo con questa parola dottorato, il dottorando, e quindi inizi a farti un attimo una cultura. Ma effettivamente cos'è un dottorato? Cioè cosa si fa durante questo percorso? Magari dici la tua esperienza, cioè raccontaci un po' la tua esperienza.
Allora, tendenzialmente, diciamo che ovviamente dipende da dove capiti, eccetera, eccetera. Tendenzialmente fai ricerca, nel senso che hai il tuo progetto, devi seguire. Prima di tutto c'è la fase devi leggerti la letteratura, insomma, perché devi essere. È letteralmente il tuo dottorato, quindi devi essere il maggiore esperto in quell'argomento. Su questo non ci piove. E dopo che hai iniziato a leggere la letteratura, di lì in poi puoi o fare un esperimento che è già venuto in mente al tuo supervisor, insomma, quello che è. Oppure magari iniziare a pensare a qualcosina. E da lì in poi praticamente sei, tra virgolette, autogestito, perché sì, hai un supervisore, ma come è accaduto anche a me, insomma, sei abbastanza lasciato a te stesso, nel bene e nel male, e quindi niente, devi gestirtela tu, devi appunto, nel mio caso, devi reclutare volontari con cani, devi magari trovare il posto dove fare il test, devi pensare a che esperimento fare, a come farlo. E tutta la parte di raccolta dati quindi è a tuo carico. Poi c'è la parte di analisi dei dati e poi infine hai bisogno di scrivere. Non hai bisogno, ma oddio, sì, in realtà hai bisogno di scrivere degli articoli. E quindi diciamo che questi sono gli step, le cose che fai per forza. Poi eventualmente può esserci tutta la parte di supervisione a tua volta, quindi magari fai da supervisor a qualche studente che sta facendo la magistrale, qualche studente della triennale. E eventualmente puoi anche insegnare. A me è capitato poco perché a Praga non c'erano tante classi in inglese, insomma, e quindi mi è capitato solo di fare dei seminari. Ma appunto, considerando che tu sei il maggiore esperto in quel determinato argomento, ti viene chiesto di parlare di questa cosa. A me veniva chiesto di parlare di domesticazione, di comportamento del cane, del lupo. Sì. Poi c'è un'altra domanda che sorge negli studenti oltre che posso fare dopo. Magari uno studente dice ok, faccio la triennale, durante la magistrale si avvicina all'idea del dottorato, magari mentre si sta scrivendo al dottorato, poi la domanda che si fa è ok, faccio il dottorato e dopo tu effettivamente ora sei un postdoc perché hai terminato il tuo dottorato. Quindi tu fai il dottorato, diventi un esperto, pubblichi e dopo il dottorato cosa accade? In realtà me lo chiedo ancora. Perfetto! È una di quelle domande molto molto difficili perché anche lì è abbastanza, vai abbastanza alla cieca, insomma. Cioè, c'è questa cosa, adesso c'è un'etichetta per le persone che si sono laureate, eccetera, eccetera. Sono gli accademici di primo grado, insomma. Perché Ok. magari non hai genitori che hanno seguito un percorso simile e così via. E quindi siamo tutti nella stessa barca e nessuno sa cosa fare. E mi sono trovato anche a conferenze a parlare con altre persone allo stesso livello, insomma, e praticamente siamo tutti un po' alla ricerca di cosa vuol dire finire il dottorato, perché prima aveva un significato diverso, prima finivi il dottorato, eventualmente poi arrivavi a fare il professore, questo e quell'altro. Ma adesso ci sono molte più persone che fanno il dottorato. Quindi c'è molta più competizione e ci sono molte meno posizioni perché chi raggiunge la tenure, quindi chi è professore, la cattedra, resta lì. E poi c'è anche la questione del decidere se vuoi continuare a fare ricerca o se vuoi insegnare. Perché spesso e volentieri, quando poi inizi a insegnare, vuol dire che non hai più tempo per la ricerca. Quindi Anche perché diventa. non hai, diciamo, un team, capito? Che quello insegna, quello fa ricerca, è un Sì, po' diciamo complicato. che se vuoi continuare a fare ricerca, l'obiettivo è diventare PI, quindi Principal Investigator. Però lì devi avere il tuo laboratorio, il tuo team, e appunto, e lì devi avere una grant, quindi abbastanza soldi, insomma, per fare questa cosa. Devi avere dei fondi notevoli, perché devi garantire non solo il tuo stipendio, ma lo stipendio anche di questo team, insomma. E quello io la vedo come una cosa che al mio livello ancora non è possibile, insomma. Al mio livello, per adesso, per come ho capito io, insomma, la questione è che ti trovi un postdoc che sia una posizione già esistente, insomma, oppure puoi lavorare e puoi creare un progetto per una piccola grant, per un piccolo fondo, insomma, che però sostiene solo te stesso, che è quello che sto facendo io. Adesso sto lavorando qui a Budapest, ma intanto sto cercando di scrivere un progetto per un'altra grant in Germania. E eventualmente io sarei appunto supervisionato da un professore lì, eccetera, eccetera. C'è l'università che ti fornisce la struttura e quant'altro. Però tu devi praticamente devi trovarti da solo lo stipendio.
E fare anche un po' la valigia, un po' che tu da Praga sei andato a Budapest, poi se ti andrà Sì, bene diciamo da che mi sto facendo il Budapest. giro dell'impero austro-ungarico, praticamente. Però questo è utile per la prossima domanda che ti voglio fare. Ovvero, tu appunto hai svolto a Praga il dottorato, ora sei a Budapest, ci hai anticipato che se tutto andrà bene magari vai in Germania. E di so sì, te lo auguriamo tutti in realtà. Di solito diciamo che è nella comunità scientifica o comunque legge articoli scientifici, ok? Che adesso stanno andando alla grande i medici e virologi per ovvi motivi, però siamo molto abituati, ma anche la persona esterna quando parla, sente parlare di scienziati, proprio la persona di base, è abituata a sentire o a parlare dell'Occidente, gli americani su tutti, e invece per quanto riguarda l'Oriente, la Russia, il Giappone e la Cina. Mentre la comunità scientifica, diciamo, est europea, dove tu stai crescendo, non è ben conosciuta. Tu come la descriveresti questa comunità scientifica est europea? Allora, in realtà dipende un po' ovviamente dagli argomenti e un po' anche da dove ti trovi, perché quando io mi trovavo a Praga, in Repubblica Ceca, la cosa che ho notato è che sono estremamente, almeno nel posto in cui lavoravo io, sono abbastanza chiusi e tendono a pubblicare solo in ceco, ad andare a conferenze solo in ceco, quindi tendenzialmente c'è ancora un po' questa settorialità. Qui invece a Budapest mi trovo in un posto dove fanno ricerca sul cane, però è ricerca che viene considerata a livello mondiale. Se consideri che 20 anni fa non esisteva praticamente nessuno che studiava il comportamento del cane, è tutto iniziato qui. Quindi diciamo che da questo punto di vista loro sono molto orientati verso l'esterno e per quanto riguarda l'etologia. Ma sono sicuro che se inizi a parlare di chimica, di fisica, di ingegneria, secondo me non ci sono così tante... Non c'è così tanto riscontro verso l'esterno. Ok, Quindi quindi anche quello. sì, è una comunità un po' più chiusa rispetto magari anche alla lingua, perché giustamente gli Sì. americani con l'inglese, Sì, se sei inglese prima lingua, ovviamente è più facile. cioè, è diventata la lingua ormai internazionale, quindi Sì, anche. perché... Ho notato che in Scusami. realtà in Giappone, no, figurati, io quello che sto notando è che anche in Giappone, se tipo pubblicano nella loro lingua, tendono o comunque a rifare l'articolo anche in inglese, o comunque gira comunque, in ogni caso. Quindi sarà proprio una questione di aperture e collaborazioni, immagino, tra paesi. Assolutamente, sì. Sì, la cosa importante appunto è un laboratorio che collabora con altri all'estero, perché altrimenti non resti lì, insomma. A me è capitato di leggere, di cercare anche insomma in Polonia, in altri stati sempre al di qua, e ci sono gruppi di ricerca molto interessanti, anche in Slovenia, in Slovacchia, che fanno ricerca sul lupo, sull'orso, su tantissimi animali in realtà. Io ti parlo di questo Sì, perché è sì, la sì. cosa che mi interessa ovviamente. Però nessuno li conosce, cioè se io ti dico guarda ma conosci il tizio che fa boh, in realtà fanno studi bellissimi, studi interessantissimi, però sono un po', cioè un po' la difficoltà ovviamente di pubblicare in inglese, perché anche lì è difficile, ovviamente devi imparare a scrivere in inglese, non è così immediato, e poi devi superare la barriera di farti pubblicare e... diffondere queste pubblicazioni, perché io posso pubblicare, ok, pubblico su Science, lo vengono a sapere tutti, è famosissimo, eccetera, eccetera, ma pubblico su Animal Cognition, che è uno di questi giornali su cui anche io ho pubblicato, chi lo viene a sapere, insomma, cioè lo sanno i miei genitori, ma... O magari qualcuno che ti segue lo spammi e lo leggono. Sì, Sì, perché capita. magari se sei uno scienziato interessato nel campo, magari appunto noti che c'è questo paper, ma Sì. prima di tutto ci sono così tanti articoli che escono ogni giorno che è difficilissimo tenere, seguirli tutti. E in secondo luogo, la cosa che ho imparato, soprattutto qui in Ungheria, è che è importante, affidarsi anche ai media. Quindi la cosa che facciamo sempre noi qui, quando abbiamo un articolo pronto, prepariamo anche una rassegna stampa da inviare ai giornalisti. E in questo modo le pubblicazioni che facciamo almeno hanno un riscontro anche con tutti, insomma, non solo con altri accademici. Che altrimenti io me la racconto un po' da solo, me la canto e me la suono da solo, insomma. Sì, poi devo dire che in realtà questa, diciamo, può essere una nota positiva e anche negativa, che si collegherà alla prossima domanda. Il tuo argomento, l'etologia, è qualcosa che bene o male colpisce il cuore anche di
qualcuno che è al di fuori della comunità scientifica, nel senso è sempre, ma magari parlo da esterna perché mi piace anche a me, però io ho notato anche i miei conoscenti che non sono persone che vanno all'università o quant'altro, che guardano qualche comportamento e dicono: ah, guarda che cosa strana fa, e tu magari gliela spieghi e sono lì che pendono dalle tue labbra. Poi se gli devi spiegare tipo: già, insieme a questo, sai, c'è la fisiologia del neurone che fa così e scompare. Quindi ovviamente devi essere anche bravo, ovviamente a fare la ricerca che può interessare la comunità scientifica, ma poi a comunicarla in un certo modo alle persone. E infatti nel tuo settore, cioè l'etologia, immagino che spesso tu ti sia dovuto confrontare con persone che umanizzano i comportamenti degli animali. Tra l'altro io credo che tu attualmente stai studiando l'animale più umanizzato ad oggi, il cane, cioè che ormai proprio al massimo. E quindi quello che volevo chiederti è: ti va di sfatare qualche mito sul cane, oppure di parlarci di qualche studio che hai fatto su un comportamento che magari è nato anche dall'idea che dici le persone pensano che facciano questo per questo motivo, vediamo qual è la realtà dei fatti. Parlaci magari di qualcosa del genere. Sì, diciamo che miti sul cane ce ne sono tantissimi, sul cane e sul lupo, insomma, mi viene in mente la solita cosa con cui discuto anche con familiari vari, che c'è l'idea che il cane deve stare in giardino, che se non hai spazio in casa non puoi avere un cane, in realtà no, perché sicuramente se vivi in un monolocale, magari per le tue condizioni, per quello che è la tua vita, preferisci non avere un cane, ma al cane fa piacere stare con te sul divano, non ha bisogno del giardino, insomma. A meno che non prendi un mare in mano che è abituato a stare fuori, ma diciamo sono i casi limite. Sì. E l'altra cosa, poi appunto, sono quelle curiosità per le quali in realtà ancora non abbiamo una risposta. Ti parlo di questo perché c'è questo studio che abbiamo pubblicato adesso sul perché almeno alcuni cani inclinano la testa, e che è una di quelle cose che sicuramente vedi quando hai un cane a casa, se guardi un video, insomma, Sì. sono tutti questi video su YouTube, TikTok, eccetera, con i cani. Husky come prima razza, cioè mi viene in mente perché Husky e pastori tedeschi, io ho sempre visto fare questa Ecco. cosa, almeno Sì, in che è una cosa super carina. Quindi quando li vedi sono super belli. Però in realtà non sappiamo perché lo fanno. Io quando ho iniziato questa, ho fatto appunto la ricerca della letteratura su questo argomento. Non c'è niente. C'è solo un articolo che ti dice che lo fanno, perché magari sono malati. Però in quel caso lo fanno costantemente, cioè il cane è costantemente con la testa di Ok. lato, quindi no, non è proprio la situazione normale. E quindi niente, poi durante la nostra ricerca qui, con questi cani che imparano tantissime parole che stiamo seguendo, e praticamente sono questi cani che imparano i nomi di centinaia e centinaia di giocattoli. Quindi se gli dici prendimi Topolino, prendimi l'orsetto, prendimi Babbo Natale, loro vanno a prenderti solo quello e soltanto quello. E abbiamo notato che questi cani inclinavano la testa molto spesso quando, appunto, nel nostro esperimento tipico, quello in cui il padrone chiede di prendere un certo tipo di giocattolo, loro facevano questa cosa spessissimo e ci siamo chiesti: ma perché? E diciamo che una delle risposte che ci siamo dati è che sembra essere una cosa che loro fanno quando si stanno concentrando su una certa parola, quando si stanno concentrando su qualcosa che significa, che ha un significato importante per loro. Quindi in questo tipo di scenario in cui il padrone gli chiede di prendere un giocattolo, il cane sta lì, ti ascolta, inclina la testa e poi probabilmente l'idea che ci siamo fatti è che hanno c'è un tipo di connessione fra la parola e l'immagine mentale di quel giocattolo, perché altrimenti non saprebbero riconoscerlo fra tanti. E quindi in quel momento letteralmente ci stanno pensando sopra e poi vanno a prenderlo e tornano dal padrone, insomma. Quindi probabilmente è perché effettivamente stanno pensando. Sì. E invece con magari un altro mito che ti va di sfatare sul cane, uno dei tanti. Ma poi ci sono anche i miti anche su questa cosa dei cani, insomma, che sono più talentuosi, eccetera. Per quanto riguarda questa. C'è il mito della razza più intelligente, del cane più intelligente. In realtà è una parola che non mi piace usare perché ha un'accezione un po' strana. Perché, appunto, pensando al cane più intelligente, pensi, ok, questo cane è meglio degli altri, questo cane è più bravo degli altri. In realtà, no. Quello che dovremmo usare è. Questo cane è più addestrabile degli altri, perché
C'è Perché proprio una. Ti sì. interrompo perché c'è una domanda che è Sì. arrivata dai social uguale. Quindi magari te la faccio e continui il tuo discorso, così non si offende chi ha fatto la domanda. Che Certo. su molti social si vedono i cani intelligenti, è stata messa tra virgolette, capaci di comunicare tramite l'uso di alcuni dispositivi sonori e capaci di comunicare frasi complesse tramite essi. Cioè, tipo che sai, Sì, pulsanti, li ho visti. istanti, anch'io. Quando si può effettivamente definire un cane intelligente? Appunto, io so anche di questo mito della classifica dei cani più intelligenti, tipo mi pare che al primo posto c'è il barboncino, una cosa del genere. Quindi alla fine tu mi stavi dicendo non si parla effettivamente di intelligenza. No, sì, è perfetto, metterlo tra virgolette, anzi, non userei proprio questa parola per il cane, non perché non siano intelligenti, tutti i cani sono intelligenti, è quello il punto. Semplicemente i cani hanno, sono adatti a diversi compiti, noi li abbiamo letteralmente selezionati per quello, e ci sono cani che sono più bravi a seguire le tue istruzioni. Quindi, per esempio, ci sono i border collie che sono bravissimi a seguire i comandi, perché il loro compito è fare da, è seguire il gregge. Quindi devono seguire il pastore a sua volta e devono seguire le indicazioni del pastore. Quindi un border collie ti guarderà costantemente e non fa altro che aspettare che gli dici cosa fare. Mentre invece sono altri cani che sono più indipendenti, che sono magari hanno una personalità diversa, che sono più portati per altro. Per esempio, ti dicevo, ci sono questi cani che imparano tantissimi nomi di oggetti, ci sono altri cani che sono bravissimi a usare il naso. Un'altra cosa comune che ci aspettiamo è che i cani usino sempre il naso. In realtà no. Il cane usa per la maggior parte del tempo gli occhi. Letteralmente loro hanno questo interruttore mentale per la quale devono pensare, ok, adesso non guardo e basta, ma inizio ad annusare. E c'era un'altra cosa in realtà che volevo aggiungere, perché hai detto una cosa interessantissima. E oddio. Non mi ricordo. Ah, io ho parlato di classifica dei cani e basta, sostanzialmente. Vabbè, non mi viene. Allora, rimaniamo su questo discorso per un Sì. attimo, che mi hai detto appunto alcuni cani noi li abbiamo selezionati per alcune cose da fare, eccetera. Molto spesso si sente anche dire, rimaniamo nel classico mito, eccetera, i cani non di razza sembrano essere più intelligenti dei cani di razza, sempre usando questa parola. Oppure sembrano a volte più resistenti proprio a livello fisico dei cani di razza. Anche questo è un falso mito o c'è qualcosa vero alla base, insomma? In realtà ti dirò, c'è qualcosina di vero, ma in senso negativo, tra virgolette, perché il cane di razza è molto più delicato, è molto più soggetto a problemi, anche dal punto di vista di salute, ti parlo dal punto di vista di salute, appunto, perché in realtà proprio nell'ultimo mese o nelle ultime settimane è stato pubblicato questo articolo, questo studio genetico sul cane, dove dimostrano che tutte le razze che abbiamo al momento sono estremamente inbred, sono estremamente. Non mi viene la parola in italiano. Red mi verrebbe È non ho praticamente. capito che vuol dire, non Sì, mi viene neanche a non mi viene me. come spiegarlo in italiano. Che sicuramente tu mi capisci, però Sì. magari se lo sente qualcuno. Praticamente, a furia di fare questa selezione sul cane, abbiamo selezionato così tanto gli individui che è molto più facile che all'interno di un pedigree, insomma, ci siano accoppiamenti fra consanguinei. Ok, capito. Quindi, ovviamente, ci sono tantissimi problemi, e anzi, la maggior parte dei cani, se non mi ricordo male, l'85%, qualcosa del genere, o il 90% dei cani con pedigree si è accoppiata con consanguinei. Quindi, è una cosa che assolutamente è un problema ed assolutamente sbagliata. Per questo, magari avere un incrocio, un cane preso in canile, eccetera, è tra virgolette meglio perché, appunto, magari sono accoppiati con un altro tipo di un altro cane, un'altra razza, e quindi sono un po' usciti da questo ciclo, insomma. Io ricordo che siamo rimasti tempo fa quando parlammo del lupo, sia durante il seminario sia quando a volte ne abbiamo chiacchierato, della questione del lupo cecoslovacco, il cane lupo cecoslovacco. Questa è proprio una curiosità mia, l'aggiungo tra le domande. È stato ufficialmente dichiarato cane o è ancora un borderline? No, sì, è stato ufficialmente dichiarato cane nel 1986-87, qualcosa del genere, quindi una trentina d'anni, insomma.
E questo però, ce ne sono altri di cani lupo, ce ne sono, c'è quello olandese, il cane lupo di Sarlos, che credo anche sia riconosciuto come razza, mentre ce ne sono altri più moderni che non sono ancora riconosciuti come tale. E torniamo un po' a te dopo che abbiamo parlato dei tuoi animali, insomma, di quello in cui tu studi. Hai mai pensato o cercato di tornare in Italia? In realtà io ho fatto un'esperienza di Erasmus in Italia. Oh, beh, al contrario, praticamente. Sì, perché Bellissimo. quando ero in Repubblica Ceca c'era questa possibilità di fare, credo adesso in tutti i dottorati c'è la possibilità di fare Obbligatorio, posso l'Erasmus. dirti che è obbligatorio tra i 3 e i 6 mesi di dover andare all'estero, quindi È sì. lo stesso anche all'estero, appunto. E c'è una durata minima, sì, dalle 3 settimane, almeno a Praga, ripeto, dalle 3 settimane all'anno solare. E quindi a me è capitato di dividere queste due situazioni. Ho fatto un'esperienza qui in Ungheria, dove poi sono rimasto, e l'anno prima invece sono andato a Milano e quindi ho fatto questa esperienza lì. E in realtà mi sono trovato molto bene. La professoressa che studia lì, che lavora lì, insomma, che fa ricerca lì, è una persona amabilissima. La ricerca che fa è molto interessante. Lei, fra l'altro, è una delle più famose nel mio campo per quanto riguarda l'Italia. C'è il gruppo di ricerca lì a Milano, uno a Padova e uno a Napoli, fra l'altro, dove si fa ricerca sul cane. E la difficoltà però lì è stata appunto che il suo gruppo di ricerca era molto piccolo. Lei, fra l'altro, fa parte del dipartimento di chirurgia, trapianti e cose del genere. Non si sa perché, non lo sa nemmeno lei. Bello. Una volta che hanno allargato i dipartimenti, hanno risistemato la struttura dell'Università di Milano, l'hanno infilata lì. Non sapevano bene dove mettere un etologo, e hanno detto, vabbè, buttiamola lì a medicina. Forse meglio E biologia a quindi sto punto. lei si trova in difficoltà perché non ha tanti fondi, non ha studenti a disposizione, eccetera, eccetera. Quindi, fra l'altro, mi sa che se le cose continuano così, insomma, perderemo un pochino questa cosa di Milano, appunto resteranno Padova e Napoli le più vive, insomma. E diciamo che, tornando alla domanda, insomma, in realtà a me fa un po' paura il tornare in Italia per la questione di quello che dicevamo prima, dell'essere aperti verso l'esterno, verso l'estero fondamentalmente. Perché ovviamente è più facile scrivere nella tua lingua, fare ricerca nella tua lingua, è sicuramente più facile, è sicuramente più immediato. Però ho paura di perdere questa cosa, ho paura di perdere l'abilità di farlo in inglese, di poter comunicare in inglese, di poter anche ovviamente raggiungere un pubblico più ampio, semplicemente quello. Perché se io pubblico sul giornale non so, italiano, eccetera, eccetera, bellissimo e interessantissimo, però queste cose che pubblichiamo, la cosa che per me è importante, che dovrebbe essere importante per tutti, è che è conoscenza che va ad aggiungersi a quella che abbiamo tutti, insomma. Quindi non è una cosa che faccio di nuovo solo per me stesso, voglio farla per avanzare la conoscenza scientifica, insomma, in quel settore, in quel. Sì, è effettivamente vero quello che dici, uno dei primi salotti che abbiamo fatto, forse il primo, noi abbiamo ospitato il professore Donato Giovannelli, che attualmente è all'Università di Napoli, che tra l'altro è stato uno degli ultimi vincitori dell'ERC, penso tu sai che cos'è, e sostanzialmente lui si lamentava proprio di questa cosa, cioè che lui ha deciso di tornare in Italia perché ha deciso come missione personale di cambiare un po' le cose qua in Italia. Perché ha detto sostanzialmente qualcuno deve pur ritornare per poterlo fare. Però lui ha detto che la cosa che più lo preoccupa è la chiusura italiana, cioè della comunità scientifica italiana, soprattutto sui dati. Lui è molto team open source dei propri dati, cioè lui li pubblica tranquillamente in modo tale che altre persone facciano altre cose. Dice, se qualcuno scopre qualcosa con i miei dati, io sono più che contento perché non fai altro che aumentare la conoscenza. Come lui conosco altri docenti alla Federico II e altri docenti in Italia, però effettivamente nella maggioranza della comunità scientifica, quando parli con queste, diciamo, mosche bianche, ti dicono tutti la stessa cosa, ovvero la comunità italiana è molto chiusa, i dati vengono trattenuti molto, non si sa per quale motivo, quasi come se qualcuno scopre qualcosa ti ruba la grande idea, un po' alla Charles Darwin che non ha pubblicato finché non è stato punzecchiato sostanzialmente. Quindi c'è un po' questa mentalità. Sì, diciamo che nell'ambito accademico è difficile scardinare questi dogmi, insomma, è bellissimo che ci sono tantissime persone che stanno provando appunto come
questo professore di cui parlavi, però è difficile. Diciamo che anche qui è una situazione per cui la società sta cambiando, la cultura sta cambiando, quindi grazie a Dio, insomma, le cose stanno un po' migliorando. Però sì, è una situazione abbastanza complessa, insomma. E invece hai già qualche progetto futuro, anche se ce l'hai anticipato, però a parte quello, diciamo, del genere che se ti chiedo dove ti vedi tra 5 anni, hai già una risposta, oppure magari ti stai costruendo il futuro giorno dopo giorno, anche perché dopo quello che ti ho detto fino ad adesso è l'unico modo per non avere l'ansia, Sì. Sì, sostanzialmente. diciamo che un po' tra la pandemia, un po' per la situazione che c'è in accademia, è abbastanza difficile immaginarsi fra 5 anni, fra 10 anni, eccetera. È una di quelle domande che magari ti fanno un colloquio di lavoro che Esatto. è molto molto difficile. Diciamo che io mi auguro, insomma, di continuare nella ricerca e di continuare a fare cose che mi interessano per quanto riguarda l'etologia, quindi il comportamento animale e così via. Un'altra cosa che mi piacerebbe molto, però, è insegnare di più. È una cosa che io non ho avuto molto la possibilità di fare, però a me piace tantissimo, appunto, anche quando me lo chiedi tu, quando me lo chiedete voi, insomma, di fare una presentazione, di parlare di quello che faccio. E è una cosa che mi piace molto, mi piace preparare, appunto, seminari, lezioni, quello che è. Quindi è una cosa che spero di fare molto più spesso. Non sono di parte, ma si vede, tra l'altro, quando tu hai fatto il seminario abbiamo avuto incollate più di 200 persone davanti allo schermo, quindi A mi fa piacere. ci sta qualcosa che va bene. E invece un sogno nel cassetto che hai realizzato e uno che invece vorresti realizzare? Uno che ha realizzato è sicuramente finire il dottorato. E fra l'altro, quasi esattamente un anno fa, ho finito il 12 gennaio dell'anno scorso, perché è stato un percorso molto lungo che appunto inizia fondamentalmente con la triennale, perché tutto quello che fai, pur inconsapevolmente, è un passo verso questa meta, insomma. È qualcosa che ti potrà servire in futuro, che ti aiuterà in futuro, a cominciare appunto dalla stesura della tesi triennale, l'esperienza di tirocinio alla magistrale, di ricerca alla magistrale, eccetera, eccetera. E quindi quello è stato, fino a appunto l'anno scorso, è stata la meta ultima. Diciamo che adesso, un po' appunto, sempre per il discorso della pandemia, della difficoltà, eccetera, eccetera, ancora non mi sono molto abituato ad aver raggiunto questo sogno e ancora mi viene difficile pensare al prossimo. Quindi diciamo che appunto, come ti dicevo prima, se proprio dovessi dirti qualcosa di non così campato in aria, l'insegnamento è qualcosa che sicuramente vorrei fare più. È sicuramente appunto un sogno nel cassetto. Perfetto, siamo quasi alla nostra rush finale. Ho due domande che arrivano dai social. Uno è: qual è il falso mito sui lupi in questo caso che più ci tieni a sfatare? Oh, credo che ancora ci sia, insomma, l'idea del lupo alfa, del capobranco a cui vanno tutti dietro. Ogni tanto c'è questa immagine su Facebook di cui mi sa parlavamo anche l'altra volta e viene condivisa. Non è vero, non si usa più questa cosa. È un modo di descrivere la struttura del branco che veniva usata negli anni 70, negli anni 80. Andava bene per l'epoca, come tutte le cose ci siamo evoluti. Le conoscenze in etologia, grazie al cielo, si sono evolute. Adesso abbiamo un frasario migliore, insomma, per descrivere la struttura del branco, per descrivere ma in generale le società animali, insomma, perché non c'è solo il lupo, ma tantissimi altri animali hanno una struttura estremamente complicata e complessa come l'uomo. E quindi sicuramente questo ti direi. E invece un'altra domanda, si parla sempre di dottorato. Fare il dottorato è un'esperienza che consiglieresti a un giovane laureato? Sinceramente, aggiungono. Ni. Dipende un po' da cosa vuoi fare. Dipende un po' da che idea hai, insomma, da che idea hai successivamente. I consigli che mi sento di dare sono appunto di parlarne con altre persone, di contattare anche professori, ricercatori e quant'altro. Quello che ho trovato io è che molto spesso sono tutti estremamente aperti e sono tutti estremamente gentili, quindi se gli dici guarda, facciamo anche adesso è facilissimo chiederti di fare un meeting su Zoom, Skype, quello che è, siamo tutti abituatissimi a questa cosa. Se gli chiedi di fare, chiedi, lei chiedi, gli chiedi insomma di fare due chiacchiere, e è sicuramente una cosa importante, così ti fai anche tu un'idea di cosa significa, di cosa si aspettano loro. E un argomento che ti interessa, che
ti colpisce. Perché il dottorato è una cosa che mi ha detto una mia collega, fra l'altro, anni fa, che stare in un dottorato è un po' come avere una relazione. All'inizio sei innamorato ed è tutto bellissimo, eccetera, eccetera. Poi passano 3-4 anni, le cose diventano un po' più noiose e sei bloccato con questa palla al piede, insomma. La situazione è la stessa. Se non sei veramente innamorato, se non sei veramente interessato, se non hai la passione per questo argomento, è meglio non farlo, insomma. Se decidi di fare il dottorato perché hai bisogno di trovare lavoro e questa era l'unica opportunità, magari fai altro, magari fai un'esperienza come tirocinante, come appunto assistente di ricerca. Ci sono tantissime altre posizioni intermedie, che fra l'altro anche quelle di cui di solito non si parla. Molto spesso, appunto, tu pensi, ok, finisco la magistrale, vado a fare immediatamente il dottorato. In realtà no, ci sono tantissime altre cose, tantissime altre possibilità. Addirittura all'estero puoi già insegnare dopo la magistrale. Nel Regno Unito, adesso magari è un po' più difficile perché con la Brexit, eccetera. Però puoi già insegnare, puoi già avere una posizione, una cattedra all'università con solo la magistrale. Queste sono tutte cose che sostanzialmente non si No, conoscono che molto. non conoscevo fino all'anno scorso, nemmeno io. Perfetto. Però io sono contenta appunto che vengano fuori tutte queste cose, perché come ti dicevo all'inizio, più conoscenze si hanno, poi ovviamente chi ne ha davvero voglia, dopo che ha sentito queste cose, prende, si mette a fare due ricerche e quant'altro. E siamo davvero alla fine. Questa è l'ultima domanda, insomma, hai già anticipato qualcosa in quella precedente, però vorrei un attimo che tu per un secondo rientrassi nel te magistrale, cioè torni indietro di qualche anno. Noi abbiamo fatto appunto vari salotti con, come dicevo, con vari ospiti per dare idee di che puoi fare anche il libero professionista dopo la magistrale. Sicuramente, Abbiamo esatto. avuto una libera professionista, come abbiamo avuto una studentessa che si è reinventata e fa divulgazione sui social ed è molto seguita e quant'altro. Però ci sono anche degli studenti che dicono: no, io voglio fare la ricerca, voglio fare il dottorato, cioè molto convinti che è una cosa che non c'è niente di male nel volerlo fare. Però se tu ritorni nel te magistrale, che cosa avresti voluto che qualcuno ti dicesse? Cioè, qual è il consiglio che daresti? Ecco, qual è il consiglio che daresti al te di qualche anno fa che stava cercando il dottorato? Allora, mi darei due consigli. Il primo è appunto che ci sono delle alternative. Non c'è solo il dottorato, ci sono appunto la posizione da libero professionista, divulgazione e quant'altro. E tantissime altre, fra l'altro. Ci sono anche delle compagnie che ricercano appunto laureati in scienze della natura, e ecologi, etologi e quello che è. La seconda è appunto contattare le persone con cui poi magari lavorerai o che hanno lavorato dove vorresti lavorare. Perché, almeno per quanto mi riguarda, dal punto di vista personale, il luogo di lavoro è qualcosa di molto importante. Il rapporto che hai con le persone con cui lavori è molto molto importante. E soprattutto è una cosa, un percorso fondamentalmente abbastanza difficile come il dottorato, è importante circondarti da persone che hanno una mentalità simile alla tua o che comunque ti piacevole, insomma, positiva, propositiva e quant'altro. E quindi è molto molto utile contattare appunto studenti che hanno fatto il dottorato prima di te. Anche lì molto probabilmente ti troverai davanti persone che sono tranquillissime, che sono disponibili per una chiacchierata e quant'altro, anche solo una mail, insomma, o un messaggio privato su Twitter, ne parlavamo prima. Perfetto. Andrea, ti ringrazio per la tua solita disponibilità per l'entusiasmo Grazie a voi. e intanto saluto tutti quelli che ci hanno seguito anche a questo salotto e ci vediamo al prossimo. Ciao.